E ben ritornati in un altro episodio, nel terzo episodio di Devil May Cry, qui Yaki e Tommy. E abbiamo davanti una finestra con la parola morte. Forse non l'avete vista, ma c'è stata per pochi secondi. Sì, io l'ho vista. E infatti esattamente dove siamo morti l'altra volta. Sai che è bello che ci abbiamo giocato ieri, Tommy, non mi ricordo proprio per niente di come cazzo si attacca. Ho sospetto che questo episodio durerà molto poco. Allora, continuiamo a fare i molesti così. Attento, attento, salta! Oh, cosa vuole farmi? Quello ti carica tutto, tutto! Ma è che è lento come la morte, sta falce. Dietro, cosa vuoi fare? Dietro, ti hanno già fottuto. Salta! Sbabam, motherfucker! Fai un badam, fai un badam. Salta! Liscio, stronzo! Cosa vuoi fare? Ecco, io vorrei capire cosa vuol dire quella roba lì. Però adesso bisognerà ucciderlo. Ok, ok. Oh, già una è stata fatta. Ha detto sei già morto. Ma dai, non è possibile, quando c'ho lo scudo sono invincibile. Facciamo i molesti, continuiamo a fare così. Che lamerata. Sì, è proprio una lamerata. Scusa, quando il gioco si fa duro bisogna... I lamer iniziano a giocare. I lamer cominciano a giocare. Oh, ok, abbiamo battuto la stanza. I bambini! Bimbi merdosetti! Quello ero io. Si ricordava di essere andato sotto i letti in mezzo ai demoni. Ecco. Flashback incoming. Sì, mi sa proprio di sì, Tommy. Questa era casa tua. Ok, ci eravamo arrivati. Che brutto. Oh, e questo? È una statua gigantesca, Tommy. Non so perché mi ricordo un po' Rocco Fages, sta cosa. Rocco Fages? Sì. Perché? Ah. Boh. Forse il paesaggio è un po' così. Sì, un po' così onirici, strani. Che fissa. Poi però. le cose gigaenormi. Dai, qualcuno mi spiega un po' il significato di tutto ciò, per favore, perché non lo trovo, ma mi intrippa. Sono molto curioso. Ok, vediamo strade che voltano. Vediamo una roulette. Una roulette rotta. Ah no, è una pasta di casa. Palazzo. Cosa ha detto? Che significa? Ha detto dove sono. Effettivamente non è normale che tu veda delle robe del genere, Dante. Dante, caro. E boh, come ci arrivo là? Gnam gnam. Non è più la falce, sembra un rampino adesso, Richiamo demonico di Ophion. Potrebbe essere quel coso? Cosa? Quell'easter egg di Devil May Cry? Ah, tra un po'. No, Devil May Cry di Scorpion. Sì, cioè sì, in Devil May Cry. Di coso? Di Mortal Kombat. Sì, di Mortal Kombat. Lancia la frusta, allora RT e B, ok. Cioè, sì. Nel senso, aspetta, adesso spieghiamo, tra un po' ci dovrebbe essere quell'easter egg. Sì, che dice tipo... Boh, la frase di Scorpio. Here I come. Ok. Ma così si potranno anche uccidere i mostri sicuramente. Gli afferri? Sì. Orca bravo! E tante male così. No, proprio è finito il gioco. dovevo cadere. Potevi salvare il mondo, ma non ce l'hai fatta. Su, vieni qua. Cos'è quello schettino che fai alla fine? Oh mamma mia! Ecco, è là, mi sa che è là proprio. Anche questo, mi sa. Poteva essere questo. No, è una frase, è una frase che dice Dante, che richiama a Scorpion di oddio, Mortal Kombat. Esatto, e adesso, ascoltate bene. Ecco, quel vieni qui, detto in inglese, doveva richiamare la frase di Scorpion. Oddio, sì, non mi ricordavo neanche come ho fatto. E quello là si è ucciso da solo? No, prendili giù. Scusa, puoi afferrarli. Ah, è vero. No, ne abbiamo passati più culo. È mo' più easy così. LOL, che cattiveria, Dante. Basta che stai calmo. Sì, basta che stai calmo, Dante. Per favore, su, Dante. Non è divertente. Ci fai alzare il crimine così, Dante.
Cosa c'è lì? Mi sa che devi un po' prendere. Che c'è ora? No, devo proprio avvicinare. Ah no, è coso, sono quelli con la tipa. Con la. Ah, con la sciona. Sì, non mi ricordo più come si tira fuori. È LT. No, non è LT. Sì, sì, l'ho girata fuori, La sto spaccando. Ho sospetto che dovremmo liberare quel mostro, la grande. Ho sospetto che non ci arriveremo più là. Oh mamma. Luigi. 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 Ah, Luigi. Quella frase dove l'hanno vista. Non ho detto niente. Forse era un po' anticipata. Ok. Che cos'altro hai per me? Dovrò andare di qua. E poi di qua. Ah, vi piace di rame. La chiave di rame. Oh no, ancora qui? Rame. Ah no, forse è una cosa. Cioè, non serve per la storia. Ah, dici. Back per iniziare. Oh cazzo. È tipo per guadagnare punti extra, che ne so. Mini arene dentro i livelli. Oh, quella maschera non me la ricordavo. Prova a tirarne uno. Aspetta. Sto cercando di fare. Ah, era due volte con la direzione, è vero, mi ricordo. Superata! Sì, cazzo. È stato abbastanza easy, ci ha dato anche un punto abilità. E quella? E questo cristallo da infilarci su nel culo. No, volevo dire. Al collo, certo. Ah, bisogna muoversi, stavo qua a guardarlo come un coglione. Nuovo oggetto trovato, frammento di croce della salute. Per crearne una intera, ok, qua. Scommetto che ti potenzierà poi dopo la salute. No, Tommy, no! Sì, sono un genio. È una cristalla della salute. Sono intuitivo. Ti sblocca dei video, Tommy, ti sblocca dei video. Contenuti speciali, potrebbe essere, che ne sai. No, non lì. Ok, inizio a capire. Oh, porca puttana. Prendilo. Com'è che sento delle persone che fanno? No, è lui. Fa tanto l'atletico, ma in realtà è spompato. Povero Dante. E lui che fa. Oh, sono stanco. Ti prego, basta. Oh mamma, il lampadario, no! Stop him. Batos con scudo. Oh, saranno veramente terribili. Sì, infatti, pensando a quegli altri che facevano davvero schifo. Guarda, hai visto come si toglie lo scudo? Attento, quella è una bomba. Ecco, ho già tolto lo scudo. Adesso sono dei normalissimi. Oh cazzo. Sì, però è meglio che li porti a te. Scommetto che io cado, invece loro no. Ah, hai visto? Si è ripreso lo scudo questo bastardino. Sì, infatti, fa il simpatico. Comunque, Batos con scudo fa più un cazzo. Dici che ci arrivo? Sì, sì. Quella voce. Là. Vai avanti. Scommetto che davanti c'è. Ah, no, niente. Pensavo potessi trovare tipo le chiavi così. Bam, bam. Oh, abbiamo un punto se non sbaglio. Sì. Arbiter. Ok. Stiamo accuratamente scegliendo la prossima mossa. 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 Na. Ok. Non mi sembra. Cos'è quella roba? Sai cosa? Non mi piacciono molto queste mosse con sto falcione. Oh, questa è bella! Oh male, però c'è una comodità sti che non me la ricorderò mai, quindi andiamo per la spada ancora avanti. È mortale. 2, pausa 3. Tieni premuto e rilascia. Com'è che fa? Mm-hmm.
Ah, questo lo potenzia ancora di più. Facciamo questo? Dai, dai. Ancora più cazzuti. Certo. Gli trivelliamo di 10.000 colpi. Ok. Abbiamo scelto la nostra arma. Ah, guarda qua. Oh, poi fa l'affondo finale, spettacolo. Cos'è sta roba? Ok. Ok. Ok, non si passa di qua. Scommetto che avrò bisogno di un'altra arma che sbloccheremo più avanti. Pensando ai giochi che somigliano a questa modalità, mi viene in mente quello, tipo... Cosa? Sì, Darksiders. Darksiders. Quella è la mamma. Con una rosa verde. Oh mamma, è il logo che c'è all'inizio del gioco. Ora tutto è chiaro. Ha le ali. Tutti facciamo finta di notare che ha le ali. Eva si chiama. Sì, ma stai calmo. Che li ha incontrati per tutto il gioco e fa anche a gare, quindi stai molto calmo. È dall'inizio che ne ammazzi una cinquantina. Distruggi il gioco. Ah, ok. Va bene. Ah, cazzo, ci spiegava cos'era quella roba. Quando è così forse è vulnerabile. Oh, oh, boia, che cattivo. Oh, spettacolo. Ti sei un poco esaltato. Sì, decisamente. Sono tutto sudato. Che arma ci dà adesso? Prima ci aveva dato l'ascione, adesso vuoi. Scommetti, e con quest'arma che è blu riusciremo a aprire quella roba. No, non l'avrei mai detto. Oh, sono straintuitivo. Cos'è, una falce e un martello? È una falce. Oh mamma. Ti prego, questa è la nostra arma preferita. Ma non l'abbiamo già una falce? Forse l'ha sostituita. È una sciona. Mi piace i suggerimenti. Ok. Osiris, ti prego, no, è troppo bella. Oh, questa mamma sarà la nostra arma preferita. Ah. Ok, ok, ok. Aspetta, passiva. Osiris si alimenta di energia demoniaca quando colpisce i nemici, infliggendo danni extra quando è completamente carica. Ok. LT, oh mamma, cioè, ok, con questo ho armi e con questo ce ne ho delle altre. Ah! Osiris si è appena caricata completamente, ora infliggi danno extra a tutti gli attacchi. Guarda, aspetta, vedi, c'ho gli occhiali. C'ho gli occhiali rossi sugli occhiali. Ha il globo verde, ripristina immediatamente la parte della salute di Dante. La salute di Dante. Ah, vedi, quando premo il tasto. Oh mamma, Osiris è stupenda. Oh sì. Hey yo! Ti prego! È davvero spettacolare sta. Sì, veramente, stupenda, mi piace un casino. Come ho fatto senza? Altro che ascione. Ascione della spaccaculo motherfucker. Vogliamo questa? Ah, vedete? No, torni indietro, però spaccare quella roba là. Certo, mica vado avanti. Anche perché mi sa che dovremmo andare avanti da là. Così sopra la vita di Dante la faccina c'ha gli occhi rossi. Invece così c'è blu. Molto carina come cosa. Certo, io sono anche stupido. Provo un compro normalissimo. Forse c'è qualcosa da vedere dietro di te. Allora. No, non penso. Ah, sì. Comunque scusa, se tuo papà aveva quell'ascione super grosso e tua mamma aveva quest'arma, come cazzo si sono fatti a farsi uccidere da quelle merdine? Perché erano newbie e qua non posso fare niente. Devi spaccare quelle robe. Non penso che. Boh, intanto spacca. Ma ti danno vita o ti danno solo soldi? Boh. Ah no, forse devo spaccare la finestra. No, la finestra non va spaccata. Prova a tirare giù con quel catenaccio. Ah, è solo una stanza bonus. Cos'è che erano quelle robe? Non mi ricordo più. Ah, era anime tipo qualcosa? Collezionabile. Oh, ma è dura. O forse. Ok. Forse non erano solo non erano collezionabili. Non ne ho proprio niente, forse. Forse bisogna andare di qua. Ah, una porta. Che non si apre. Forse devo proprio tornare indietro. Pom 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 pom. Mi piace switchare da un'arma all'altra. Abbiamo un punto per. Ehi, eccola, hai visto la gambina? Oh. È
incredibile come riescono comunque a disporsi in modo che tu riesca a passare. Sì, ma non l'avevamo già capito. Sì, infatti è gioco. Grazie al gioco, ma l'avevamo già capito. No, attento. Io vado dritto, eh. Bam! Io direi che dovremmo staccare qua. Prima di entrare in questa stanza. Ci fermiamo. È arrivato il momento di salutarci, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video in cui abbiamo trovato l'arma più fottutamente cazzatura di questo gioco, cliccate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo episodio di Devil May Cry, dove faremo una grandissima strage con la nostra nuovissima Osiris. Ciao a tutti, ragazzi.